Mi sembrava una richiesta assolutamente semplice, quindi ci stupisce questa riformulazione così ridondante da parte del Governo. Accettiamo questa condizione, a condizione però che, cioè il rinvio, a condizione però che si giunga a questa semplice e chiara definizione del problema, cioè che una società che eroga, è meglio specificare bene, che una società che eroga i servizi energetici fatturi all'utente ciò che l'utente effettivamente e puntualmente ha consumato e basta. Grazie. Bene, mi pare che il concetto, il problema è chiaro, si intende che rinviamo le mozioni ad altra seduta. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2722, delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Ricordo che nella seduta del 21 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e degli emendamenti presentati. Avverto che fuori dalla seduta gli emendamenti Oliaro 1.7 e 1.14 sono stati ritirati dalla presentatrice. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85,8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine, il gruppo Lega Nord e Autonomie è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi del punto 5.2 della circolare del 10 gennaio 1977, l'emendamento Caparini 1.29, in quanto è volto a modificare in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi